You ass! Come here, ass! Fuck! E questo sarebbe un comico? Vai a lavorare. Cambia mestiere. Non fa per te. Schifoso. Già visto. Questa non è stella. Brava, per carità, ma quel vestito... Non è che una donna deve essere sempre un po' troia per farsi apprezzare? Provo pena per te. Guarda, il sentimento è senz'altro reciproco, però secondo me il problema tuo fondamentale è che te sta troia non te la puoi permette. Rispondimi ai messaggi privati, stupida, frigida, se tu mi conoscessi, a letto sono un dio. Sì, perché non dai segni di vita. Mi ero fatto la madre, gran puledra. Papà, vorrei tanto poter dire ma quanto gli garba le lesbiche a dire di essere lesbiche, ma è politicamente scorretto, più un'altra serie di cose, quindi eviterò. Disse lui, premendo invio. Io non capisco una cosa. Questo canale è di Rocco Siffredi o di una donna? Molto interessante. Non so se sia il suo modo di fare stand-up a non piacermi, o il suo accento, o le donne in generale. Credo l'ultima. Ciao, ho visto un tuo video su YouTube e mi sono eccitato. E poi sono venuto su Instagram. Sono proprio venuto. Grazie tesoro, vedo che sei uno 02. Ora, senza rischiare di sembrarti scortese, vorrei chiederti, tuo padre com'è? Buona però, milfona simpatica. Questo non ho deciso se è positivo o negativo, ce lo teniamo così. Ammazza com'è ingrassata Michela Giraud. Questo non so se è un complimento a me o un insulto a lei. Senza parole, X fortuna non tiene figli. Amica, qual problema? Mi sa che sei figli ce li hai tu, Ah ah, ciao belle tette. Comunque, se anche intelligente, non capisco cosa cerchi di dimostrare. Vuoi guadagnare forse cercando le argomentazioni che tirano. Ti consiglio un viaggio a Medjugorje. Ti invito a leggere il Vangelo su quanto dice sulla grande tribolazione. Oltre le tette, devi avere anche un gran culo. Ok. MILF che non fa ridere neanche mia nonna. Allora, intanto... è veramente brutto che tu abbia questa brutta opinione di tua nonna. Secondo me dovresti rivalutarla. Poi perché MILF? Cioè MILF che vuol dire? Cioè che mi ti vorresti scovare va bene, mi può far pure piacere. Ma perché io dovrei essere la madre di qualcuno? Io non voglio essere la madre di nessuno, i figli mi stanno sul cazzo, va bene. Tutti, quelli di tutti, io sto salvando il mondo senza fare figli, capito? Madre, lo vedi a tua madre, madre. Tutto senza punteggiatura, chiaramente. Ok, scritto con la Y. Vuoi una frase di senso compiuto? Eccola, esci le zinne, dai! Ogni tanto mi dicono se sembra la mamma di Stifler, che però però più giovane.